a Fano all'inaugurazione dell'associazione culturale Il Sentiero dell'Anima. Qui con noi c'è la dottoressa Chiara Lodovici, presidentessa dell'associazione culturale. Quali sono le discipline presenti e le attività che farete in questo centro? Diciamo che sono tante, sono varie e possiamo spaziare dall'arte terapia, quindi vari percorsi di arte terapia con canto, musica, teatro, danza, pittura, scrittura, oppure possiamo avere trattamenti quali massaggi di vario tipo, rilassanti o decontratturanti. Abbiamo anche percorsi di nutrizione, naturopatia, osteopatia, percorsi di crescita interiore, quindi all'interno dei quali ci saranno sicuramente lavori sulle emozioni, sul linguaggio del corpo, PNL, Theta Healing, insomma spaziamo veramente a 360 gradi, proprio perché penso che sia importante permettere alla persona di avere un quadro completo, comunque lavorare in modo completo su se stesso e trovare anche il canale giusto di entrate di riferimento per conoscersi. Quindi un benessere psicofisico totale? Sì, assolutamente sì, anche perché penso che uno possa iniziare con un percorso e poi eventualmente rendersi conto che può abbinarlo o comunque anche integrarlo con un altro percorso, perché lo può aiutare. Quindi è non c'è una strada unica, ci sono più strade che possono portare alla conoscenza di sé. So che è previsto un open day, quando sarà? E l'open day sarà dall'1 al 7 di ottobre, è una settimana intera dedicata proprio a conferenze, mini laboratori, quindi sì, le persone, i vari professionisti che ci saranno parleranno di sé, presenteranno quelle che sono le loro attività e quindi insomma mi auguro di vedervi numerosi, perché è una cosa molto interessante, è appunto una panoramica ben vasta. E se vi vogliamo contattare? Se mi volete contattare c'è comunque il sito su Facebook, basta che cercate Associazione Culturale Il Sentiero dell'Anima, oppure potete contattare anche direttamente a me per avere delle informazioni e se volete vi lascio comunque il numero di telefono che è 345-7311773. Quindi bene, partecipate numerosi a questa iniziativa che credo ne valga la pena. Un saluto. Grazie, grazie mille, lo spero e grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie.